Buongiorno. E buongiorno mondo, abbiamo appena lasciato il nostro B&B di Cascina Piano. Siamo partiti un po' più tardi del solito, ma siamo già sulla ciclabile direzione Langhirano, dove forse finalmente oggi riusciremo a vedere un altro museo del cibo, ovvero quello del prosciutto crudo. E da Simo, non so cosa voglia dirvi. Cosa vuoi dirci? Che mi spiace tornare, ma avrei preferito non fare tutte queste strade trafficate e tutte queste salite. Oggi non ci sono salite e non c'è traffico perché siamo sulla ciclabile. Adesso, ma dopo ne avremo un sacco per tornare a Palma. Solo il primo pezzo, dai. Lo stradone dove ti passano e ti sfiorano. C'è gente incivile nel mondo, Simo. Tantissima paura, sì. Eccoci finalmente al Museo del Prosciutto Crudo. Andiamo a visitarlo. Il prosciutto di Parma, il principale salume italiano citato per la prima volta nello Statuto dei Beccai di Parma del 1309 con il termine baffa, forse dal tedesco backen, asciugare. Il suo successo commerciale giunse relativamente tardi, nel XIX secolo. Nel 1963 nacque il Consorzio del Prosciutto di Parma e il prodotto venne registrato come denominazione di origine protetta nel 1996. Le tipologie dei salumi parmensi con le relative immagini fotografiche: cicciolata, ciccioli, coppa, culatello di zibello, fiocchetto, gola, lardo, lonzino o lombetto, mariola, pancetta, prosciutto di Parma, prete e vescovo, salame di felino, gentile, crespone, cresponetto, strolghino, spalla cotta e spalla cruda. Io sono nato nel 1907, l'11 novembre, a Langhirano. Ho cominciato a lavorare, a fare questo mestiere che avevo 14 anni. Mio padre aveva una trattoria e nella trattoria ho cominciato a vendere il prosciutto. Andavamo nei piccoli macelli lì nel Parmense e si comprava i prosciutti, poi li portavamo a Langhirano, si mettevano sui tavoli e si cominciava a fare il sangue, si rifilavano, poi con un ordinario si faceva l'osso. Ovviamente da due ciclisti de panza come noi non poteva mancare l'assaggio di prosciutto crudo. Stagionato 28 mesi. Buon appetito. Ma non andava bene questa. Molto bene, stiamo lasciando Langhirano, ma volevamo dirvi una cosa, ovvero che noi, come avete visto, ci siamo fermati a fare la degustazione di prosciutto direttamente al ristorante accanto al Museo del Prosciutto, ma solo perché non avevamo tempo, perché dobbiamo andare di fretta fino a Parma a prendere il treno per tornare a casa. Ma se voi passate in queste zone vi consigliamo di andare a cercarvi dei prosciuttifici dove vi fanno fare delle degustazioni sicuramente migliori di quelle che farete al ristorante del museo, perché il prosciutto era molto buono, ma il servizio è decisamente scarso. E soprattutto 50 grammi di prosciutto col pane vecchio 12 euro. A testa? A testa. E qui. L'acqua. E l'acqua, neanche col vino. Quindi decisamente caro e con un servizio pessimo. Perciò se avete tempo non fate come noi. Thank you.
Dunque, la Simo mi ha chiesto se per favore smettevamo di pedalare sugli stradoni pieni di traffico e macchine, però dice che così forse fin troppo. Non è vero, meglio così. Almeno non muoro. Non moriamo sotto le macchine, ma moriamo di fatica. Quello sì, ma meglio, non siamo sicuri. Qui però non ci trova neanche nessuno, eh? Abbiamo già localizzato. E da chi? Dal cellulare. Ah beh. Tutto pomodori, pomodori. Guardate qua. Pomodori, 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 pomodori. Pomodori. San Marzano. Sono San Marzano questi. Ormai sono gli ultimi 2,5 chilometri che ci separano dalla stazione di Parma e poi il nostro mini cicloviaggio ferragostiano sarà terminato. Sei triste? Sì. Ripartiamo? Sì. Sicura anche con le salite stavolta? No, facciamo quella parte piatta. Quale parte piatta? Quella da Parma a Busseto. Ah, proprio identica, vuoi rifare la stessa strada? Sì, mi è piaciuta. Vabbè, adesso ci fermiamo magari a mangiare una pesca, facciamo i biglietti del treno e andiamo in stazione. A dopo. Verde, vai, 8 secondi per attraversare. Ci voleva un po' di frutta. Super Trenitalia, guardate un po'. Tutto sta pieno. Abbiamo fatto meno fatica a pedalare questa mattina che a salire sul treno. E adesso come fai? E adesso un'ora e mezza in piedi, qua, vicino alle 10. Sei contenta? Siamo a Milano Centrale, è un carnaio anche oggi. Adesso siamo in testa al treno dove c'è la nostra carrozza biciclette. Eccoci finalmente lavati, docciati e profumati dopo un viaggio estenuante in treno, perché sì, è stato molto più faticoso fare il viaggio Parma-Vercelli in treno che tutti i giorni in giro in bicicletta, perché soprattutto sul treno Parma-Milano era un carnaio, eravamo decisamente il doppio delle persone che il treno poteva contenere. Ho dovuto anche discutere con una famiglia, perché nelle rastrelliere dove
c'è il posto per le biciclette, avevano riempito di almeno 10 valigie con un trolley alto fino alla mia vita e gli ho chiesto se per favore almeno le potevano spostare tutte da un lato per farmi mettere la bici, anche perché gli ho spiegato che io pago 3,50 euro per portare la mia bici su quelle rastrelliere, mentre loro per portare 10 valigie in due non pagano niente, quindi il posto spettava più a me che loro, anche perché era proprio quello dedicato alle biciclette. A parte questo piccolo disguido, ma poi chiarito, lui ha spostato tutto, ammassato, impilato tipo fino a questa altezza nell'altra rastrelliera. Per fortuna non sono arrivati altri ciclisti. Siamo arrivati a Milano, anche lì delirio, caldo, folla, gente. Milano-Vercelli di nuovo in piedi nel vagone biciclette, perché era l'unico posto disponibile, ovviamente senza aria condizionata. Ma come vi dicevo, finalmente siamo a casa. Andremo a mangiarci una pizza perché ovviamente in frigo non c'è nulla. È domenica, anzi è sabato, ma non abbiamo voglia di andare a fare la spesa perché sono le 6:30 e niente. Al prossimo viaggio, magari riesco a convincere di nuovo la Simo. Che ne dite? Scrivetele anche voi sotto nei commenti per convincerla a pedalare con me. A dopo, ragazzi.